Seconda vittoria consecutiva nel segno di Massimo Silva, un'altra rimonta sorride alla Vastese, 2-1 alla Jesina che era passata in vantaggio con Villanova dopo l'occasionissima avuta da Bomber Dos Santos, ma i marchigiani con il calcio di rigore procurato da Pollace hanno chiuso avanti la prima frazione. Immediata e veemente la reazione dei biancorossi nel secondo tempo. Pareggio firmato da Filippo Bardini con una conclusione dal limite e 7 minuti più tardi diagonale vincente di Vittorio Esposito. Nella seconda parte di secondo tempo la Jesina ha avuto un paio di occasioni per pareggiarla, ma è stato fondamentale Di Rienzo. Due volte su Villanova, prima a botta sicura e poi con il colpo di testa. Nei minuti finali rosso per Montanaro, ma per la Jesina non c'è stato più tempo. La Vastese vola, i playoff sono sempre più vicini. Sì, devo dire che siamo andati in svantaggio, non si erano mai avvicinati una volta alla porta. Andare in svantaggio dà molto fastidio, poi erano già chiusi, quindi ero un po' preoccupato perché è difficile entrare così, eravamo entrati appena prima, come si dice, gol sbagliato, gol subito, e quindi però dopo sono stati bravi a continuare a giocare. Sicuramente trovare il pareggio all'inizio del secondo tempo ci ha aiutato, però lì il merito dei ragazzi che non hanno mollato. Certamente ero un po' arrabbiato perché soprattutto con i giocatori più tecnici sbagliavamo qualche cosa di troppo e non possiamo permettercelo con i giocatori che abbiamo, almeno sulle soluzioni tecniche non dobbiamo sbagliare tanto, soprattutto in partite così difficili dove gli avversari erano così chiusi. Ottima reazione, cosa hai detto ai ragazzi nell'intervallo? Ho detto queste cose che ho detto a voi, ho detto non possiamo sbagliare gli assist vicino all'area così, con errori così grossolani, dobbiamo calciare di più, crossare meglio e poi continuare a lavorare, perché indubbiamente loro sembrava, ma al primo tempo non hanno fatto un'azione, quindi noi la lavoravamo sempre noi, certo con un po' più di precisione si concretizza un po' di più. Ma io mi devo ripetere ogni domenica perché comunque le prestazioni le avete viste anche voi, contro una squadra sappiamo forte, la Vastese, che veniva da un'ottima vittoria, un'ottima prestazione, penso che abbiamo creato diverse possibilità, se la classifica ci dice questo, anche gli episodi ci stanno dicendo questo e non le prestazioni. È un po' un trend che si sta ripetendo. La squadra è viva e gli episodi, se andiamo a vedere un tiro che stava andando dentro, è stato incrociato dal nostro centravanti, è un po' quello, l'emblema, no, di quello che ci sta succedendo, però ripeto, contro una grossa squadra, ho visto una squadra la mia ancora viva e dobbiamo ancora crederci perché la matematica non ci dice il contrario. Però è chiaro, dobbiamo invertire questo trend che è fatto di episodi, anche oggi due tiri da il primo da 20-25 metri penso, e anche il secondo due episodi dopo che il primo tempo sotto la curva che conosco bene abbiamo rischiato sì qua diverse punizioni, però ho tolto il colpo di testa di Dos Santos, grossi rischi non abbiamo corsi e potevamo sfruttare meglio su 1-0 qualche ripartenza. Però dopo il secondo tempo che sotto di due gol del 2-1 abbiamo creato tanto e non c'è stato questo 2-2 che secondo me sarebbe stato meritato.